registrazione. Inizio la registrazione di questo incontro tra gli amici del gruppo Caffè. Abbiamo tenuto a fare questo incontro anche velocemente, in totale stile libero, diciamo, di un giro di telefonate veloce, perché ci sembrava molto opportuno raccontare il nostro manifesto e attraverso il manifesto raccontare l'affetto che portiamo verso Federico Caffè, i suoi ideali, il suo insegnamento e la sua straordinaria personalità. Per facilitare questo, condivido un video che ci porta nel cuore del pensiero caffeiano, ecco, e che sono degli estratti del... allora un secondo che vado al Orca, e dove sei? Chiudo un attimo la condivisione e passo un attimo la parola ad Enrico, così mi aiuta a tenere questo minuto. Allora, saluto tutti gli intervenuti. Dunque, questa è un'idea nata dalla testa particolarmente vulcanica di Alfonso. Diciamo, lo scopo è quello un po' di condividere alcuni pensieri di Federico Caffè tra tutti noi, pensieri che sono stati riassunti in un documento che abbiamo chiamato in modo molto enfatico manifesto, ma insomma forse più una lista di cose in cui ci riconosciamo. Questo manifesto, una sintesi di questo manifesto sarà letta da una voce narrante, Alberto Felici, che ringraziamo. Ecco. Spero che adesso funzioni. Sì, vedo che tutto sta partendo. Allora, questo è l'estratto dei brani che riteniamo più significativi, o comunque una linea di lettura del manifesto del gruppo Caffè. Ci ispiriamo all'ideale di Federico Caffè di costruire un mondo in cui il progresso civile e sociale non rappresenti il sottoprodotto dello sviluppo economico, ma un obiettivo coscientemente perseguito. Alle critiche di utopismo rispondiamo che l'utopia non è altro che l'affermazione di una civiltà possibile contro le strettoie del presente. Coltiviamo l'apparente utopia delle nostre madri e padri costituenti. Crediamo in un riformismo che non esclude scelte anche radicali a fronte di radicali ingiustizie, ma non indulge a quegli insidiosi velleitarismi contro cui metteva in guardia Caffè, riprendendo le riflessioni di Antonio Gramsci, e tantomeno contempla il moderatismo opportunistico. Condividiamo la considerazione secondo la quale ci si trastulla nominalisticamente alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo e si continua a ignorare che esso, nelle ispirazioni ideali, è racchiuso nella Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione. Articolo 3. Siamo convinti dell'attualità del pensiero di Keynes, secondo il quale i difetti più evidenti della società economica in cui viviamo sono l'incapacità a provvedere un'occupazione piena e la distribuzione arbitraria ed iniqua della ricchezza e del reddito. E ci riconosciamo nel monito di Caffè, secondo cui, al posto degli uomini, abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili. Non crediamo nella provvidenziale mano invisibile del mercato, che invece ha nomi, cognomi e soprannomi, per l'esistenza delle tante ben note posizioni di oligopolio che causano o aggravano molti dei problemi economici. Siamo invece convinti che, poiché il mercato è una creazione umana, l'intervento pubblico ne è una componente necessaria e non un elemento di per sé distorsivo e vessatorio. Non crediamo che si possa e debba rinunciare all'equità in cambio dell'efficienza, in nome di una presunta neutralità scientifica dell'economia, poiché questa disciplina nasce dall'etica e non dalla matematica.
ed è impregnata inevitabilmente di presupposti di valore. Anche per questo riteniamo che sia la politica a dover cavalcare l'economia e non viceversa. Siamo più che mai convinti di dover insistere su una politica che non escluda, tra gli strumenti da essa utilizzabili, i controlli condizionatori delle scelte individuali e che consideri irrinunciabili gli obiettivi di egualitarismo e di assistenza che si riassumono abitualmente nell'espressione dello Stato garante del benessere sociale, che affidi all'intervento pubblico una funzione fondamentale nella condotta economica. Con Norberto Bobbio riteniamo che Stato sociale e democrazia sono inscindibili, non solo storicamente, e la lesione del primo non può che avvenire a scapito della seconda, e che la più solida democrazia è fondata sulla pluralità delle democrazie. Anche per questo, insieme a Caffè, consideriamo indispensabile il ruolo del movimento sindacale. Riteniamo che la sovrastruttura finanziario-borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio, che opera sistematicamente a danno di categorie innumerevoli e sprovvedute di risparmiatori, in un quadro istituzionale che di fatto consente e legittima la ricorrente decurtazione o il pratico spossessamento dei loro peculi. Concepiamo la scuola, prima che come strumento di formazione professionale, come introduzione alla cittadinanza attiva e consapevole. Siamo convinti che l'Europa sia il nostro destino e il nostro futuro, ma critichiamo la scelta di aver fatto precedere la via monetaria al duro lavoro necessario al processo di avvicinamento delle economie nazionali, tra le quali esistono diverse velocità di percorso, come ammonì profeticamente Caffè. Eccoci, questa è la lettura, invito tutti a leggere poi il documento e passo subito la parola a Roberto. Scusate. Non mi sono... La carne dal Brasile arriva in tutta Europa e soprattutto da noi, in Italia, via Rotterdam, Genova, Ravenna. Scusate, non mi sono premurato di zittire il file, il YouTube che continua a manetta con i computer, con i suoi video. Passo la parola a Roberto, ecco. Allora, Alfonso, innanzitutto ti ringrazio per questa chiacchierata sui valori. Suppongo che mi hai dato la parola perché sai che ho scritto un libro sui valori e l'economia e quindi... Pensi, non so con quanta ragione, che io possa avviare una discussione su questo tema, ovviamente a partire da Caffè. Allora, già in un'altra circostanza in cui ci siamo incontrati, ho sottolineato due cose. Innanzitutto che ciascuno di noi, parlo del gruppo delle persone che sono vissute nell'istituto perché quelle le ho conosciute abbastanza bene, ciascuno di noi che si è avvicinato a Caffè fondamentalmente si è avvicinato a Caffè per la sua attenzione etica, perché questo suo io la vedo così, sentivi durante le sue lezioni che l'etica tua privata poteva diventare poteva essere l'etica pubblica, c'è una coincidenza fra etica privata e etica pubblica e che quindi si poteva costruire una convivenza civile a partire dai valori che in qualche modo c'erano più familiari, perché erano quelli su quelli eravamo stati cresciuti nel privato, nella nostra vita. Ecco, questa cosa era un elemento di grande fascino. Mi ricordo che anche nelle chiacchierate fra di noi in istituto c'era questa consapevolezza che quello era il terreno comune. È un terreno... che peraltro ha sottolineato anche Archibugi, non so se avete letto l'articolo che è sempre su Draghi, che dice se c'è una cosa che su cui io giurerei per tutti gli allievi di Caffè è la loro integrità morale.
e io lo stesso, perché sono convinto che in qualche modo lui è stato una sorta di attrattore e nello stesso tempo di sistematizzatore delle nostre pulsioni etiche. Allora, quindi è indubbio che c'è diciamo, i valori, il punto di vista dei valori è un punto di vista che è connaturato all'intera esperienza di Caffè e del gruppo che ha lavorato intorno a Caffè. Ma la questione dei valori è un po' un caso, mi verrebbe da dire, è emblematico di chiunque legga Caffè e di chiunque abbia conosciuto Caffè. Cioè Caffè e soprattutto i suoi scritti sono qualcosa che più li leggi o più li ripensi a quello che lui diceva e più ne capisci lo spessore. Tu lo leggi, io ho letto il manuale 40 volte, ci ho fatto gli esami per 25 anni, e quando ho dovuto scrivere il libro sui valori mi sono accorto nella premessa, che io avevo letto 20 volte, non avevo capito la metà di quello che c'era scritto su quella premessa. Solo quando ho avuto la cultura per capire quello che realmente c'era in quella premessa, l'ho capita fino in fondo. O almeno mi pare, forse, di averla capita. Perché tutto questo? Perché Caffè, diciamo, è il tipico intellettuale che va letto come una cipolla, c'è sempre uno strato in più che cogli mano a mano che ti ci addentri. E così sui valori. I valori in Caffè non sono, diciamo, solo legati alla sua esperienza umana, alla sua, se si vuole, anche a me viene da dire, al fatto che viene da una famiglia di cultura meridionale, quindi con un legame col cristianesimo. La cultura meridionale, abruzzese mi verrebbe a dire, specificamente abruzzese, che ho avuto modo di frequentare a lungo. E ci sono degli elementi che sono tipici in Caffè, che vengono, diciamo, che hanno un retroterra, diciamo, geografico in qualche modo. E quindi suoi, che gli vengono dalla famiglia. Ma questo retroterra si consolida, a mio giudizio, non solo, ecco, questo è un altro elemento che io trovo di un certo fascino, non solo in una linea carsica della cultura italiana, non più quindi meridionale solo, che è quella, la cultura laico liberal socialista, che scompare e riappare nella nostra cultura, nella nostra cultura nazionale, appare dopo l'Unità d'Italia sotto forma di radicalismo, riscompare, riappare come socialismo, scompare dopo il 21 per effetto della nascita del Partito Comunista, ma ricompare come gruppo dei Fratelli Rosselli, quindi, e riemerge in maniera prepotente, direi, al momento della Costituzione. E quindi Caffè rappresenta non solo la cultura, diciamo, di valori che è tipica della sua regione, ma anche una cultura che, diciamo, che è presente nella storia italiana. Quindi lui è uno di delle espressioni di quella cultura. Una cultura che lui vivifica ovviamente soprattutto con Keynes e Roosevelt, direi. C'è anche Pigou, ovviamente, ma è una cultura che lui arricchisce come economista, approfittando di una stagione straordinaria della cultura economica, che è la cultura degli anni, la seconda metà degli anni 30, anni 40, che Caffè conosce molto bene e che, a mio giudizio, e lì sta il vero, forse, valore aggiunto di Caffè, e lui la capisce fino in fondo, ne capisce le implicazioni profonde di questa cultura. Non è il Keynes delle tecniche, il Keynes di Caffè, appunto, come io dico sempre, ricordando quel rimprovero che mi ha fatto, è il Keynes filosofo, il Keynes che si rende conto che i valori stanno all'inizio del processo scientifico. È il primo che in qualche modo sancisce quello che l'epistemologia di quel tempo ha cominciato ad affrontare, cioè l'idea che il processo scientifico non parte dall'esclusione dei valori, ma al contrario parte da valori. Ecco, Caffè questo l'ha capito fino in fondo, capisce questo aspetto di Keynes e su questo costruisce la sua eticità, che non è quindi un'eticità che riguarda il livello non scientifico, è un'eticità che riguarda il livello scientifico e non scientifico. Quindi in questo c'è la sua ricchezza e anche la forza del suo pensiero, perché non è un pensiero che ha a che fare, diciamo,
con, diciamo, una tensione esterna alla disciplina, è una tensione interna alla disciplina. E dove lo vedi? Io trovo che le cose più belle che lui ha scritto da questo punto di vista sono i suoi articoli sulle cronache sociali, quelli fatti per la rivista di Dossetti, credo degli anni 40, dal 45 al 48, credo abbia scritto, al 47 abbia scritto 4-5 articoli, in cui ho trovato una cosa che non avevo mai letto, li sto rileggendo adesso per motivi, diciamo, per un libro che stiamo facendo anche con Mario e con altri allievi di Caffè, in cui lui dice una cosa che io trovo geniale. Lui dice a un certo punto: non è possibile fondare la convivenza civile di un popolo a partire da un ricatto che alcuni fanno su molti altri, il ricatto della disoccupazione. Cioè, una democrazia compiuta non può vivere in una società in cui una parte della società riesce a ottenere comportamenti adeguati a quello che loro vogliono attraverso il ricatto della disoccupazione. Ora, se ci riflettete, questo è illuminante. Ecco, qui c'è contemporaneamente l'economia, l'etica e anche la democrazia. Perché io non ci avevo mai pensato, ma in realtà quello che il meccanismo di mercato, come inteso oggi, viene proposto, il meccanismo di mercato, è quello di trovare normale che ci sia una parte della popolazione che si comporta bene solo perché c'è la disoccupazione che li fa comportare bene, se no chissà cosa farebbero. E gli altri possono ottenere questo buon comportamento solo ricattandoli, dicendo: guarda, se non fai quello che dico io, fondamentalmente tu sei esposto al problema della disoccupazione. Ora, è evidente, è del tutto evidente, che quindi a questo livello diciamo, i problemi di democrazia, i problemi di etica e i problemi dell'economia si sovrappongono. E quindi questo è un primo aspetto che io trovo illuminante in Caffè, nel senso che, ripeto, ci fa uscire dall'idea di un'etica individuale, ci fa entrare in un'economia che non può che essere etica, che non può che essere etica. Poi c'è un altro aspetto su cui Caffè, sempre a proposito di valori, e dico tutte queste cose perché è un modo per legare tutte le frasi che avete messo voi su quel documento, è un modo per leggere in maniera unitaria. Riflettete su questo punto. Caffè dice fondamentalmente che ci sono, vabbè, parte da quello che dice pure Keynes, che i valori stanno all'inizio del processo scientifico. Ma ci ricorda anche, e lo ricorda in tutti i suoi articoli, che all'inizio, sia da quelli del 45, ma per tutti gli articoli pubblicistici che lui ha scritto negli anni, fino agli anni 80, qual è il suo pallino? Il suo pallino è quello lì di ricordare che è possibile trovare sempre una soluzione ragionevole ai problemi, una soluzione razionale ai problemi, attraverso la linea dell'antidogmatismo, del confronto delle idee, ma un confronto delle idee che parta dalla consapevolezza di ciascuna parte di avere una propria cultura diversa dall'altra. Andrea. Non so se mi sto spiegando. Allora, cosa voglio dire con questo? Perché questo è un punto sul quale sto riflettendo proprio in questi giorni, quindi vi tengo aggiornati sulle mie riflessioni. Caffè ha sempre parlato dei consigli di fabbrica. Io l'ho sempre trovato una posizione, consigli di gestione, una posizione radicale di Caffè. In realtà esprime fino in fondo la sua idea di economia. Cosa ci dice lui? Che una soluzione nella gestione delle imprese, la soluzione migliore, è sempre quella in cui partecipano con proprie culture diverse gli attori della produzione. Quindi si può trovare una soluzione ragionevole ai problemi solo se ciascun attore può parlare, può contare, e può contare su una propria cultura. Allora, dall'incontro delle varie culture,
può nascere la soluzione giusta, che è esattamente la strada della Costituzione, se ci riflettete. Valori diversi, culture diverse si incontrano, si parlano, e attraverso questo dialogo scaturisce una soluzione che è un elemento di ricchezza per tutte le parti in gioco. Ecco. Quindi qui ritorno al discorso di prima. Caffè si rende conto che i valori sono fondamentali, perché solo se hai valori tuoi consapevolmente costruiti puoi confrontarti con le altre parti e attraverso questo confronto arricchire la riflessione comune in maniera tale da poter portare ad esiti che siano esiti ricchi per tutti. Non so se sto facendo cose troppo complicate. Non penso proprio, Roberto, ti seguo con... Vabbè. Allora, questo mi pare un elemento fondamentale, perché ci fa capire come in caffè l'etica non sia solo un'etica che sta, diciamo, viene dalle motivazioni etiche di ciascuno di noi, non solo sta all'inizio del processo, ma è un'etica che va consapevolmente vivificata, perché serve per il confronto attraverso il quale... che è possibile diciamo arricchire contemporaneamente tutte le componenti della società. Quindi l'etica è uno strumento di arricchimento reciproco delle varie componenti della società, quindi è un percorso. Ecco in cosa c'è di bello in quel discorso di Caffè sulla partecipazione del lavoro alle decisioni di impresa. Lo è perché è un confronto non di poteri, ovviamente anche di poteri, ma se si elimina l'elemento di potere è un confronto di culture, di valori, che come nel momento della Costituzione può portare a risultati che sono molto di più che l'apporto di ciascuna parte. Ecco, in questo senso, ripeto, la questione dei valori è anche un processo, perché servono valori identificati bene da ciascuna parte, perché solo attraverso quei valori identificati bene da ciascuna parte si può ottenere questo confronto. Il pericolo peggiore è che il confronto ci sia, ma che una delle parti, in particolare il lavoro, sia subalterno sul piano culturale e dei valori, perché quello è il vero problema. E voi vedete che quasi tutti gli articoli di Caffè non sono altro che un richiamo alla cultura, ai sindacati e alla cultura di sinistra a non farsi comprare sul piano, a non farsi egemonizzare dalla cultura dominante, perché se ci si fa egemonizzare dalla cultura dominante il confronto perde di senso, perché non è più un confronto né tra culture né tra valori, è un confronto fra niente, quindi non serve più a niente, non è più l'elemento dinamico che rende una società democratica dinamica. Io per il momento chiuderei qui, poi casomai ritorniamo su... Grazie Roberto. E grazie Roberto per questo volo intellettuale sui valori. Certamente poi riguardo la sinistra, ecco... Non pare abbia proprio colto, ecco, in questo senso. La però... sinistra è esattamente, purtroppo, è esattamente quella che temevo, che Caffè temeva diventasse. È tutto anticipato nel pericolo da queste preoccupazioni e da queste sollecitazioni, come dire, verso il confronto a miglior livello. Passo la parola ad Enrico. A te, Enrico. Sì, grazie. Dunque, una delle cose che colpisce un economista di oggi, formato negli ultimi anni, intendo, nell'opera di Caffè è la mancanza di formule. Credo che ce ne sia una sola nel suo manuale, ma potrei sbagliarmi. Perché questo? Beh, l'ha spiegato Roberto benissimo, perché in realtà Caffè voleva farci capire a tutti noi suoi studenti che l'economia è fatta di valori, non di numeretti, formule e quant'altro. E che se proprio bisogna utilizzare delle formule e della matematica più o meno sofisticata, era comunque a complemento di idee ben fondate. L'uso, il fondamento di argomentazioni basate su valori e su un'etica spiega anche perché, rileggendo oggi Caffè, si trovano delle affermazioni che sembrano venute dal futuro.
gran parte delle cose scritte in quel manifesto, riportate in quel manifesto, risalgono agli anni 70 o primi anni 80, ma se le leggiamo oggi sono di un'attualità pazzesca. Lì si parla, per esempio, di fallimenti del mercato, di mercato che lasciato da solo non porta assolutamente al bene comune. Io vorrei ricordare una cosa avvenuta proprio negli ultimi mesi, cioè come il settore privato e il settore pubblico hanno reagito allo shock del Covid. Beh, io vorrei ricordare che il settore privato non è stato capace di fornire, di portare sul mercato cose banali tipo guanti, camici, mascherine e cose di questo genere, e anche cose abbastanza pittoresche come la carta igienica in Germania. Ora, chi ha tutta questa grande fiducia nel mercato evidentemente non si rendeva conto di problemi intrinseci e di base che questo tipo di istituzione, per come si è storicamente formata, ha. E il caffè ci ricorda che proprio perché il mercato non è qualcosa di assoluto che viene dall'alto, ma è un'istituzione umana, cambia nel tempo e l'azione della politica e degli economisti può modificarla. Altro è un mercato come quello che poteva esistere nel Medioevo con la schiavitù e tante altre cose. In realtà non solo nel Medioevo, perché la schiavitù è stata abolita al massimo da un centinaio di anni in alcuni posti, e parlo degli Stati Uniti. E altro è un mercato con elementi di stato sociale, di democrazia e quant'altro. Sono cose assolutamente differenti. Una cosa che colpisce lo stesso e che è assolutamente profetica in queste parole che abbiamo riportato di Federico Caffè sono le considerazioni sull'Europa. Sull'Europa e su un aspetto ancora più specifico dell'Europa, e cioè l'assillo per gli equilibri contabili. Negli anni Ottanta, quando il processo di unificazione europea era avviato, ma non certo nella sua fase più intensa, pensare già che la moneta unica avrebbe creato dei problemi e che ci sarebbe stato un problema di eccessivo valore dato agli equilibri contabili soltanto e non soltanto a quelle che sono le sofferenze umane e alla condizione delle persone che vivono in un paese, io lo trovo assolutamente profetico e vi assicuro che chi a quell'epoca leggeva quel manuale e quelle parole non riusciva a comprendere fino in fondo quanto questa cosa fosse profonda. È pur vero, e dobbiamo dirlo per onestà intellettuale, che anche un certo Friedman, che è lontano anni luce da Caffè, quando l'Italia decise di entrare nell'euro, disse a gente della Banca d'Italia: beh, tenetevi care le matrici della lira perché potrebbero servirvi di nuovo. Quindi, diciamo, non solo Caffè aveva capito che c'erano dei problemi in questo tipo di unificazione europea. Caffè vedeva problemi più di tipo sociale, di giustizia sociale e di uguaglianza tra le persone. Friedman lo vedeva più dal punto di vista dell'efficienza della macchina produttiva, ma comunque evidentemente c'erano delle criticità. Ricordo tra l'altro, visto che adesso va molto di moda citare il fatto che Draghi sia stato allievo di Caffè, che Draghi si laureò con una tesi in cui dimostrava che la moneta unica non era proprio una grandissima idea per l'Europa di allora e probabilmente neanche quella di adesso. Mission Impossible, poi. Una Mission Impossible, e faceva poi il ragionamento, tu pensa, io che dicevo la Mission Impossible che poi whatever it take, che paradossi, diciamo, di vita. Anche San Paolo è caduto sulla via di Damasco, qualcuno è caduto sulla via di Francoforte, insomma, può succedere.
Io direi che altre cose da dire su queste bellissime parole di Caffè che sono state così lette qualche minuto fa, non ne ho. Ripasserei volentieri la parola ad Alfonso. Grazie Enrico. Io passo subito la parola a Mario. Mario Tiberi, raccontaci. No, pronto? Ti sentiamo bene. Mi sentite? Molto bene. Sì, devo dire che io così, una cosetta volevo dire, due cosette volevo dire, l'ho pensato indipendentemente da quello che ho ascoltato, si riferivano essenzialmente al manifesto, però poi ho sentito Roberto e mi ha dato un paio di spunti che invece volevo riprendere. Dunque, allora, la prima cosa è questa, Alfonso, che sei un po', come dire, il capobanda, diciamo così. Secondo te, se è immaginabile, come dire, fare qualche emendamento a questo manifesto per andarli in giro o no? Caffè ci ha abituato al ragionamento circolare. Poi leggi una cosa e ti accorgi di approfondirlo, quindi sarà tutto perfettibile. No, appunto, però io pure so dell'idea che poi se deve essere un manifesto così, chiamiamolo così, del gruppo, è bene che a un certo punto, per la verità, deve essere finito, cioè non deve essere, adesso non so che tipo di forma gli vogliamo dare, però a me piacerebbe che poi diventasse effettivamente un manifesto, una carta d'identità del gruppo, e quindi a un certo punto bisogna chiudere. Quindi se tu lo sei già chiuso, mi fermo, insomma. No, no, assolutamente. Noi l'abbiamo presentato nella forma leggibile adesso alla LUMSA 2 anni fa, in occasione del solito nostro incontro che facciamo ogni anno come gruppo Caffè. Ha contribuito molto a quel manifesto sia Giovanna Leone, la nipote, sia Pino Amari, che oggi non sono riusciti a partecipare. Quindi noi ci diamo mano a mano degli appuntamenti e mi sembra il caso che ci possa essere l'occasione di sempre un tuning e un'aggiunta e un ricambio, quindi ben disponibili. Sì, vabbè, allora lasciamo il problema di merito, allora entriamo nel merito. Quindi va bene, allora mi amo un po'. Dunque, quelli che chiamerei così emendamenti sono nati, leggendo il manifesto che io avevo letto a suo tempo, mi piaceva, ci riconoscevo, a parte era comunque da condividere completamente. Poi c'era molta la mano di Pino, che conosco molto bene quando tratta Caffè, e quindi così mi ci riconoscevo perfettamente, ma anche adesso mi ci riconosco. Soltanto sono stato un po' stimolato proprio questi emendamenti da qualche rilettura che io stesso ho fatto, come è successo a Roberto, qualche cosa di Caffè per scrivere quel pezzo su Caffè Draghi che ho fatto circolare in questi giorni, insomma, no? Allora, c'è una frase di Caffè, secondo me, che si andrebbe inserita nel manifesto, perché proprio siccome il manifesto ovviamente si rivolge a tutti, ma credo a moltissime persone che conservano questa familiarità con concetti tipo socialismo e capitalismo, non si mettono paura di queste parole, no? come molte parole sembrano mettere paura adesso a molta gente anche di segno progressista. Allora c'è una frase di Caffè che io riterrei assolutamente importante inserire, perché poi serve anche a caratterizzare un po' meglio il suo riformismo che io ho sempre voluto chiamare radicale, insomma. Allora dice Caffè: dunque, vi leggo tutta la frase e qui c'è una parte mia, poi quando comincia la citazione di Caffè ve lo dico. Qualche consolazione mi è capitata, questo è l'intervento che ho fatto l'anno scorso lì a abbiamo detto il primo Caffè ai leader sindacali.
qualche consolazione, come gli è capitato durante la vita, potrebbe trarre dagli accenti critici nei confronti dell'operato del capitalismo reale che provengono dal solidarismo cristiano, proprio mentre sembra invece smarrirsi nella cultura laica a lui più congeniale non solo la capacità corrosiva, ma le, fra virgolette, ecco la parte di caffè a cui tengo, le aspirazioni si identificano in quel tanto il socialismo che appare realizzabile nel contesto del capitalismo conflittuale con il quale è tuttora necessario convivere. Nel senso, mi pare proprio molto del riformismo di Caffè, nel senso che dice questo, che lo isolava anche dalla sinistra, no? Quando lui scrive la solitudine riformista e se la prende con quelli, se la prende. Così prende le distanze da quelli che cercano sempre, aspetta sempre il momento in cui rigeneratore, in cui ci sia la catastrofe del capitalismo, insomma, no? E lui dice: no, io sono un tappabughi, sono uno che crede, sì, bisogna muoversi un po' per volta, però ecco qua, insomma, con la consapevolezza, però, che chi ha, come dire, un ideale socialista deve, non lo deve smarrire, questo è il punto, insomma, ecco. E questo a me è una frase che farebbe bene messa in circolazione, soprattutto, cioè io personalmente, come dire, darei una maggiore accentuazione se dovessi scrivere io questa cosa, ma dovendo essere il manifesto che ricorda Caffè, allora è bene che si dica con le parole sue, insomma. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, forse pure questa è venuta fuori, è riemersa proprio parlando di questo, scrivendo questo articolo su Caffè Draghi, è nato proprio da un punto che io così ho vissuto diverse volte, probabilmente anche Roberto l'ha vissuto diverse volte, non so se è con lo stesso stato d'animo mio, che è stato quello nel corso di questi anni di dover difendere, come dire, l'identità di Mario Draghi, non Mario Di Bene, Mario Draghi, perché potete immaginare, io frequentando gli ambienti sinistri, sia pure quella povera sinistra che è rappresentata adesso, la Rifondazione per esempio, ma non solo in quell'ambiente lì, ma anche persone che conoscevano bene Caffè. Per esempio su questo punto ho avuto anche qualche malumore, mi spiace non sia presente, ma riparlavo pure l'altro giorno, sia presente Pino, perché pure lui mi è capitato di discutere, insomma, perché c'era sempre questa idea che lui ha immaginato che esista il vero allievo di Caffè. Va bene, il vero allievo di Caffè è identificabile in radicalismo di Caffè. E quello, no, secondo me, non va bene, insomma. Che quindi, rispetto a Draghi, questo significava. Draghi veniva, questo non era Pino, non usa il linguaggio del genere, ma per essere molto più diretti, Draghi è un traditore di Caffè, insomma, ecco, no? E questo un po', da questa cosa, da questo cruccio che avevo in testa, è nato questo articolo su Caffè Draghi, già dal titolo, no? Caffè Draghi era ed è allievo di Caffè. E io lo chiudo in maniera molto categorica dicendo: per me siamo tutti e due allievi di Caffè. Adesso Mario Draghi è il presidente del Consiglio e lui farà allievo di Caffè, c'è il presidente del Consiglio. Io sono Mario Di Bene, sono un cittadino qualsiasi e farò allievo di Caffè, probabilmente contestando molti provvedimenti che lui prenderà, insomma, ecco. Ma appunto sì. Perché questo significa che siamo tutti due allievi di Caffè? Perché questo si ricollega alla mia idea che non so se questo secondo punto che suggerisco come emendamento possa essere calzante all'interno del manifesto del tipo che stiamo facendo, abbiamo già fatto circolare, riguarda il
sei zittito involontariamente, Mario, hai messo il mute al tuo microfono. Scusate. Questo, io questa cosa qui l'ho usata, niente meno, il primo intervento pubblico che ho fatto per ricordare Caffè, l'ho fatta a Pescara nel 1997, insomma. E lì dicevo, anticipando quello che poi ho in certo senso ripetuto in questo articoletto che è uscito l'altro giorno, si esprimeva così ed ancora più chiaramente con i suoi allievi accademici il suo modo di essere maestro che, secondo una tipologia descritta da Eco, insegna che ciascuno deve diventare qualcosa di personale e di diverso. Ed una scuola diventa quindi una varietà di mense dove vengono posti e approfonditi diversi modelli di ricerca. Questa è la citazione letterale di Caffè. Poi aggiungo una cosa che però, ripeto, appesantirebbe un po'. Il dubbio sistematico che dovrebbe caratterizzare il lavoro dell'intellettuale si è tradotto quindi nella realizzazione concreta intorno a lui di una convivenza pluralistica di persone con diversi orientamenti e interessi scientifici e non, alle quali forniva tra l'altro inestimabili stimoli culturali, canticchiando pezzi di musica classica, recitando a memoria versi di poesia o brani di prosa, riconoscendo a prima vista gli autori di opere d'arte. E vabbè. E allora c'è il punto che mi interessa, questo fatto dell'essere, considerare il maestro Caffè anche nel caso in cui sia qualcosa di personale, di diverso, insomma, no? Perché questo è un punto fondamentale che secondo me contraddistinto l'insegnamento di Caffè, insomma, no? E ricordavo l'altro giorno in una sede diversa un episodio che probabilmente Roberto ricorda perfettamente, con l'impressione che lui fu coinvolto proprio in prima persona, perché quando Caffè era direttore dell'istituto, allora non era ancora dipartimento, era circondato perché eravamo forse 13-14 in quel periodo, fra pregari di vario tipo, e qualcuno come me era diventato da poco assistente ordinario, eravamo 13-14 fra tutte le categorie di collaboratori suoi, insomma. E avvenne, facevamo riunioni più o meno ogni sabato in cui Caffè appunto si esercitava con quelle cose lì, ogni tanto a provocarci dicendo adesso vi leggo, vi dico una poesia, ditemi di chi è l'autore, oppure un pezzetto di musica, questo fra le altre cose, così tanto per stimolarci e tenerci un po' svegli. Oh, ma poi si parlava di varie cose. Avvenne che in una riunione alcuni di noi, mi pare che uno di questi fu proprio Roberto Schiattarella, se non è stato lui, comunque è stato qualcun altro, lo è stato sicuramente, che disse al Caffè, dice, però professore, noi sentiamo un problema che vorremmo sollevare con lei, che è quello, noi viviamo in un tempo in cui, per esempio, esiste la scuola di Ancona, che ha un'identità così abbastanza precisa, nel senso che lì più o meno tutti gli allievi di Fuà, insomma, no, sono questi studiosi che si muovono così nell'ambito di qualcosa che chiamare economia applicata, e praticamente sono, come dire, hanno un'identità che consente a loro di essere riconosciuti in qualche modo. Quindi si può parlare della scuola di Fuà, insomma. Caffè, che era molto suscettibile, disse, ma guardate, io penso un po' di diversamente. Comunque, poi sì, lasciateci pensare, insomma. E lui che fece? Così pensò evidentemente qualche giorno, e dopo, adesso mi ricordo se una settimana, 10 giorni, preparò un progetto sull'economia italiana, un progetto di ricerca sull'economia italiana, diviso appunto in 13-14 pezzi, e lui già ha pensato a quali potessero essere tra quei 14 pezzi quelli che può interessare me, Roberto Pizzuti e quelli, gli altri che c'erano, insomma. Però questo, diciamo, potrebbe essere pure un grado di libertà, insomma.
e lo portò in una riunione dell'istituto dicendo: ragazzi, io vi ho portato questa cosa qui, e così vediamo un po' se possiamo, come dire, muoverci nella direzione che è stata sollecitata, è quello di, come dire, di organizzarci come appunto una scuola che fa questa ricerca sull'economia italiana per così darci un'identità, insomma. Potete immaginare quale fu il risultato? Insomma, dovevo farle l'indovinello. Il risultato fu quello che il progetto naufragò. Perché? Perché fra di noi c'erano appunto così teste diverse, insomma. C'era, per dire, i casi estremi, che mi ricordo, c'era Ferdinando Grossi, che era appassionato di antropologia economica, insomma, no? Infatti lui scrisse diverse cose con quel tipo di impostazione. C'era qualcun altro che c'aveva interesse proprio così per di tipo di economia applicata, come Robertini. Io personalmente in quel periodo, adesso mi ricordo se era una fase in cui per la verità facevo molta attività sindacale, quindi pensavo poco alla ricerca, ma poi quando l'ho ripresa, per esempio, sono dedicato all'impero britannico, insomma, no? E così via, insomma. Quindi praticamente successe che messi davanti alla prova dobbiamo dare ragione a Caffè, che appunto non ha mai pensato di, come dire, di inquadrarci all'interno neanche di un argomento generale comune, ma insomma, ma figuriamoci ancora di più una metodologia comune, insomma. Tu ricordi questo episodio, Robert? Non hai il microfono. Guarda, non me lo ricordavo perché l'avevo rimosso, ma adesso che l'hai raccontato me lo sono ricordato. È vero quello che io credo di essere stato la persona che ha posto quel problema. Forse tu e Roberto Pizzuti. Perché Roberto Pizzuti non l'ha riconosciuto. No, per dire, per contraddistinguere l'uomo, perché secondo me è un episodio di un grande significato. Allora, qual è il punto dove voglio arrivare, insomma, no? Stavolta non rispondo, perché prima era mio figlio a dover rispondere. Qui, questo è mio amico a cui posso chiamare più tardi, scusate. Qual è il punto che voglio arrivare? Che è quello se vale la pena di inserire questo elemento caratterizzante, così, il suo modo di essere maestro, insomma, ecco, in qualche modo, insomma. Ripeto, non so se storna con... No, non assolutamente, non storna. Però potrebbe essere così, secondo me mi piacerebbe che ci fosse. Non storna nulla, ti ringrazio molto Mario di questi stimoli. Oh, aspetta, ancora non ho finito, però scusate, sto prendendo troppo tempo, però adesso vado rapidamente, okay. E mi dispiace, però prometto che sono più rapido. Il terzo punto... che adesso non mi ricordo se il manifesto, cioè, perché ho riletto pure due ore fa, non mi ricordo se c'è un invito esplicito, che io, se non c'è, invece ce lo metterei esplicitamente, che è un po' quello che personalmente sto usando continuamente quando parlo di caffè. Di guardare, voi mi chiedete di parlarvi di caffè, vi posso parlare quanto vi pare, ma secondo me cercate, per conoscere caffè la cosa migliore è quello di leggerlo, insomma. Questo basta per dire l'esperienza di Alfonso stesso, che ha scoperto caffè leggendo così qualche cosa di casualmente di caffè. E quello mi sembra la cosa più, come dire, mi sembra più incisiva, più come dire, più rispettosa in un certo senso di caffè. Quindi un invito esplicito a leggere caffè, insomma, ecco. Quindi perché mi pare che non c'è nel manifesto, insomma, ecco. Non c'è. Trovare una forma è quello di. E l'ultima cosa, invece, questo è il contributo di Roberto. Sono contento che lui abbia scoperto, come è successo a me, rileggendo proprio quella famosa prefazione delle sue lezioni. Proprio io, per scrivere questa cosa su Caffè Draghi, sono andato a rileggere. Poi io ho ritrovato delle cose che in effetti mi erano un po' sfuggite. Ma il punto dove arrivare è questo, che Roberto ha ricordato un passaggio di un articolo sulle cronache sociali, dove Caffè dice che non ci può essere, la società non può essere costruita quando sono persone che hanno il ricatto della disoccupazione.
che quindi è un po' diverso lì, in quel momento lì lui esprimeva questa idea in maniera più radicale, perché lui successivamente, tutti quanti lo sapete, la piena occupazione è stato sempre un suo così, suo cavallo di battaglia ostinato e ripetitivo. Però in un certo senso lui ha detto, ha affrontato questo problema secondo me in termini più radicali quando ha scritto quella cosa che ha ricordato Roberto, perché appunto Caffè non era un marxista, perché un marxista affronta il problema dicendo il capitalismo è sfruttamento, è l'uomo sull'uomo, e dice questo, insomma, no? Invece riuscire a dire qualcosa di analogo che possa essere più, come dire, più accettabile, più trasmissibile a persone che così potrebbero essere aperte ad accettare questo tipo di cose. E qui mi viene in mente l'ultimo suggerimento, perché io molto recentemente, forse l'ho fatto già con voi, quindi lo ricorderete, insisto su questo punto dello squilibrio che c'è dentro il mondo capitalista. Pure sto cercando di dirlo con qualcosa che assomiglia a quel passaggio di Caffè, però lo dico in maniera meno più rozza, insomma, cioè che non va bene la società in cui c'è chi può licenziare e chi invece viene licenziato. E questa è una riflessione che è maturata in maniera esplosiva per me in questi ultimi anni, in cui abbiamo visto tutti quanti in diretta queste situazioni così tremende di casi Whirlpool, Embraco e così via, insomma, no? Perché adesso li vediamo in diretta spessissimo, insomma, no? E allora viene da chiedersi ma che roba è questa, insomma, no? questo mondo in cui ci sono queste persone che stanno lì con questo senso di impotenza, perché il sindacato fa ma non riesce a fare niente, i partiti tanto meno, i governi qualche cosa riescono a fare, ma allora, tanto è vero che così la mia risposta politica è quella di accentuare, questo sarebbe pure qualcosa da mettere nel manifesto, la questione di rafforzare la parte, come fatto democratico, insomma, no? La partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese. Proprio ragionando all'interno di una logica strettamente democratica, insomma, no? Per cui bisogna spingere la democrazia economica anche in quell'aspetto della governance delle imprese, perché nel manifesto, appunto, l'ho riletto e c'è una frase di Caffè in cui lui accenna al fatto dei lavoratori, ma però in maniera un po' più generica. Invece, come ha ricordato Roberto, quella frase lì, il modo in cui l'ha detto in quel passaggio, mi sembrerebbe molto felice, e però appunto lo ricollegherei poi con l'inserimento nel manifesto di un'indicazione forte, non con la soluzione, perché il problema è molto semplice, ma come problema attuale, quello di inserire quel tanto di elementi del socialismo che possa essere compatibile col capitalismo conflittuale, insomma. Ecco. Mi fa piacere, chiudo, che questa cosa della partecipazione dei lavoratori, che per la verità la CISL ha portato avanti da sempre, stia penetrando di più all'interno anche della CGIL. Ultimamente ha fatto pure un bel convegno sulla democrazia economica, e questa idea che sia un problema da affrontare politicamente, non intellettualmente soltanto, sembra sia penetrando. Scusate, l'ho fatta un po' lunga, ma grazie mille. È colpa di Alfonso. Grazie mille, Mario. Ha chiesto la parola a Biagio. A te, Biagio, un tuo pensiero, grazie. No, io sono stato molto colpito dalla... Si sente? Sì, bene. Sono stato molto colpito dall'intervento del professor Schiattarella, perché potrei riannodarlo ad una riflessione che recentemente La Migliore Stampa fortunatamente ha dato del pensiero di Federico Caffè. Mi riferisco
a due articoli fondamentali, di cui uno lo hai anche postato tu sulla chat di Carlo Galli, ma in modo particolare ad un articolo scritto, secondo me, magnificamente bene, da Stefano Cingolani sul Foglio sabato scorso, che parla dell'effetto caffè, venendo in questo caso a delineare una complessa personalità. Quello che ha detto il professore Schiattarella, io credo che sia il capisaldo, il canovaccio su cui si muova quello che una volta disse, e lo ha ricordato anche bene il buon Cingolani, Giorgio Ruffolo, cioè, e mi pare che anche il professor Tiberi diceva la medesima affermazione, cioè che la differenza fra Draghi e Caffè sta nel fatto che Caffè è un riformista obiettivamente radicale, diverso invece è Draghi, che è un riformista più mediatore, più che cerca di trovare nei contrapposti interessi anche la tutela della parte più forte. Questo è un punto decisivo, perché leggendo anche Paolo Slios Labini, Giorgio Ruffolo, entriamo in una categoria di pensiero che oggi è scomparsa. Cioè, io il problema che mi porrei per le giovani generazioni, per esempio, io sento voi e mi sento quasi un alieno, pur avendo studiato tantissimo il pensiero di Caffè, grazie anche ai vostri scritti. Ricordo quello di Bruno Amoroso, Federico Caffè, le riflessioni della Stanza Rossa con la prefazione di Pietro Barcellona, l'attualità del pensiero di Federico Caffè nella crisi odierna, che ha scritto a cura di Giuseppe Amari, anche che poi l'ho sentito anche varie volte nei nostri incontri. C'è una eredità del pensiero di Caffè. La domanda che io mi porrei è: questa eredità arriva o non arriva alle forze politiche attuali? Perché se noi prendiamo la considerazione del pensiero di Caffè in una congeria storica particolare, quale quella stata per esempio del referendum sulla scala mobile, o anche gli interventi che lui aveva più volte scritto su un giornale stupendo, io ne ho una collezione perché ne sono innamorato, del Manifesto, di Pintor, di Rossanna ed altri, erano degli interventi che, più che essere delle lezioni di economia, io per esempio che sono refrattario e ho una ritrosia alla matematica, ricordo che quando feci l'esame di economia politica con Bruno Iossa, che era un keynesiano, portai il professore Iossa a parlare di Caffè. Dice, ma lei non è questo materia di esame. Io ero un umanista nella mia facoltà di giurisprudenza a Napoli. Professore, però non è possibile che lei ci faccia studiare la funzione dei consumi di Keynes e non ricordi i Caffè. E lui fu entusiasta di questo mio volo pindarico e mi diede 30 lode. Ma io di economia, se tu mi dici le equazioni come si fanno, io non capisco un tubo. Però se mi dici di spiegare l'economia con una modalità semplice, come faceva nelle sue magnifiche lezioni Federico Caffè, io ne sono ancora tutt'oggi fortemente innamorato e lusingato di prendere in mano questi testi, anche scritti da voi nei vostri manifesti, e di cercare di diffonderli per quel che posso. E mi rendo conto che, come io sono un alieno rispetto a voi, nel senso che voi avete avuto la fortuna, e Schiattarella ha detto delle cose bellissime sul valore etico del pensiero di Caffè, non lo è attualmente per quello che sono le possibili ipotesi di una sorta di catalizzazione da parte delle forze politiche. Io faccio una riflessione che è amarissima. Cioè, pensate di parlare del pensiero di Federico Caffè a Salvini. Dico una sciocchezza, sembra una cosa folle. Oppure di parlare di Federico Caffè allo stesso Di Maio, ad altri. Cioè, stiamo, o anche al segretario del Partito Democratico della Sinistra, Zingaretti, cioè siamo di fronte a dei soggetti che sono veramente lontani da queste idee. Allora, il dato di fondo, chi era Caffè? Caffè veniva da una scuola profonda, che era anche, lo ha detto bene
il professore prima, veniva da quell'economia rurale dell'Abruzzo e ha vissuto anche sulla sua pelle dei drammi che sono stati magnificamente descritti da Ermanno Rea nel famoso libro L'ultima lezione. Cioè, stiamo di fronte ad un uomo che aveva i suoi figli, erano i suoi allievi, cioè anche la impostazione di un insegnamento universitario posto secondo queste categorie, secondo questi canoni morali, oggi è impensabile, oggi è lontano anni luce da una considerazione del genere. Come è lontano anni luce capire quali siano stati i contributi all'assemblea costituente di Caffè con Ruini, con Dossetti, anche con la commissione dei 75 e anche per quello che è stato l'elaborazione dell'articolo 3 che voi avete citato nel vostro manifesto. Quindi c'è un grosso, grosso problema, l'eredità di un pensiero che, guarda caso, oggi si parla, per esempio, c'è un bellissimo libro scritto da Ezio Mauro, La dannazione, su quella che è stata la crisi della sinistra. Oggi la sinistra, una sinistra non la sinistra dei Terrazzi, non la sinistra radical chic, ma una sinistra popolare che aveva questi riferimenti, il sindacalismo, il riformismo, il manifesto di Gino Giugni, lo statuto dei lavoratori e tante altre valutazioni, sono scomparse. Questa è la drammaticità. E allora noi ci poniamo il problema se Draghi possa o meno riscoprire questa eredità. Io sono profondamente pessimista per quello che è accaduto anche, qualcuno ha scritto sul proprio Giuliano Ferrara, dice sembra quasi un manual Cencelli di carattere tecnico, anche Norma Rangeli sul manifesto che faceva le stesse riflessioni. E quindi si è quasi prospetticamente pensati a dire, come giustamente diceva il professor Tiberi, sarà mai possibile che Draghi ricorderà questo riformismo radicale e questa solitudine del riformista di cui purtroppo gli ultimi tempi di Federico Caffè ci portano a ricordare, perché ci fu anche la fase, e lo ha ricordato benissimo Cingolani in questo articolo, l'effetto Caffè, quando ricorda se Caffè doveva suicidarsi o se Caffè doveva scomparire. E Caffè è scomparso come scrisse Sciascia di Majorana. Cioè siamo di fronte ad un uomo il quale, ricordo due parole, le voglio recitare perché sono anche commoventi, quando a un certo punto si parla della fase ultima, degli ultimi giorni di Caffè, dice fu proprio il fratello ad accorgersi della fuga e ad informare innanzitutto gli amici, quali cominciarono a cercarlo per tutta Roma. Chi perlustrò gli argini del Tevere, chi cercò nel quartiere attorno all'università, chi batté le strade del Monte Mario. Ma dove poteva andare debilitato com'era? Mangiava pochissimo e dormiva ancora meno, camminava lentamente, era colpito da frequenti amnesie. Un appello pubblicato sul quotidiano Repubblica cadde nel vuoto. Ha raccontato Daniele Archibugi, figlio di Franco, del quale Caffè era stato testimone di nozze. Alfonso mi chiamò alle 7 del mattino e mi disse che Vinicio, così lo chiamavano in famiglia, era scappato di casa. Raggiunsi l'appartamento dove trovai i suoi nipoti, l'allievo Nicola Cocella, che si era preso cura di lui. Da 3 mesi era in preda ad una profonda crisi depressiva e non andava più in facoltà, da quando, raggiunti i limiti di età, aveva smesso di insegnare. E poi dice, io non sono un uomo, sono una testa. Se quella testa si arrugginisce di me non resta più niente. E scompare Caffè. E questa solitudine del riformista, lo ha ricordato Mario Tiberi, il famoso articolo che fu pubblicato sulle colonne del manifesto, è di fatto una solitudine che noi oggi subiamo pesantemente, cioè che l'eredità di questo maestro, che non voglio ripetere per come lo ha tratteggiato magnificamente Schiattarella, è un'eredità che non c'è. Allora la drammaticità di questo fatto, la drammaticità di questa circostanza ci deve aiutare a fare un ulteriore passo, caro Alfonso, perché si sta ponendo in Italia un'altra questione. Se Draghi è oggi un borghese votato più che altro a rappresentare l'élite dei potenti,
o se Draghi invece, riscoprendo, io da questo punto di vista sono anche un po' ottimista, perché se valutiamo l'ultima fase di Draghi per quello che ha fatto come punto di riferimento della Banca Centrale Europea, io penso anche storicamente, che è un momento in cui si possa passare alla storia. E quando si vuole passare alla storia, secondo la categoria di Gramsci, bisogna avere un consenso popolare. Allora, esempi molto, molto banali. Ho fatto una battuta in un articolo che è stato molto seguito sul web. Ho fatto le famose 10 domande a Mario Draghi. Allo stesso modo di come si facevano, come faceva Repubblica quando faceva le 10 domande a Silvio Berlusconi durante la fase del bunga bunga. Ho preso questo modello di riferimento e dicevo cosa farà Draghi, per esempio, per quanto attiene alla notifica delle cartelle esattoriali. In una situazione di lockdown, ha detto benissimo il professore D'Elia, in una situazione di Covid dove l'economia è depressa, cosa farà Draghi rispetto al blocco dei licenziamenti? Cosa farà Draghi rispetto all'ipotesi del Recovery Fund dove c'è questa ressa dei politici ad accalappiarsi ognuno un pezzo di torta dei 209 miliardi? Cosa farà Draghi rispetto a quello che lui stesso ha detto all'intervento durante il meeting di comunione e di liberazione fra il debito buono e il debito cattivo? Cioè, penso e sono profondamente ottimista, tu non lo sei, io lo sono, perché in dati momenti storici, quando ci si intende passare alla storia e si vuole ovviamente attingere ad un consenso popolare e dire voglio fare il Ciampi della situazione, voglio fare l'Einaudi della situazione, voglio fare il Draghi della situazione e quindi vorrei al mio paese lasciare un'eredità, probabilmente riscoprendo queste categorie di fondo del pensiero di Caffè dovremmo essere un po' ottimista, ma dovremmo essere ottimista anche da parte nostra per questo ruolo che abbiamo, io in maniera molto modesta, voi in maniera molto organica, come una sorta di partito della Costituzione, una sorta di intelligenze poste a servizio della classe politica per far comprendere probabilmente questo messaggio così profondo che, se fosse attuato, avrebbe anche un riflesso nell'ambito di quelle che sono poi le pratiche obiettive di un'attività. Vedi la disoccupazione, vedi gli effetti del moltiplicatore economico di Keynes e quant'altro, quello che diceva Draghi nel famoso intervento fatto nel marzo scorso. Cioè siamo al cospetto di un momento che è cruciale, critico ed è tragico. O ci sarà la capacità di passare alla storia e quindi di capire profondamente l'insegnamento di quest'uomo che è commovente. Io quando sono andato a rileggere, mi sono quasi commosso il libro di Rea, che poi Rea anche quello che ha scritto Mistero Napoletano, e quindi su queste coordinate di pensiero vive anche la drammaticità del ruolo di Federico Caffè, che si sente un riformista solitario, quindi al di là di quello che succede nel momento storico quando si perde il referendum e quando muore Ezio Tarantelli, cioè siamo di fronte dove lui vede che qualche cosa stia cadendo, stia perdendo, e dice devo scomparire, devo andare via. E si ricorda quando lui, qualcuno l'avrebbe visto in un convento ritirarsi. Nessuno ha mai capito come sia andata a finire. E anche questa tragica condizione prospetticamente ci può dire come andrà a finire oggi. Noi dobbiamo pensare che questa eredità deve essere ripresa in una logica diversa, dove prenda piede l'anelito del partito della Costituzione. Un bellissimo intervento che fece, credo che voi tutti l'abbiate letto, a consiglio di quanto aveva detto Dossetti, di quanto aveva detto anche Aldo Moro nell'assemblea, nella sottocommissione dei 75. Grazie, soltanto questo volevo dire. Grazie Biagio, grazie per questo, ripassare e anche lo stimolo. Effettivamente, se uno guarda, la rappresentanza politica di adesso, c'è un
un ponte molto lungo, diciamo, e poi dall'altra parte un po' frana, diciamo, bisogna fare un po' di basamento, ecco, un ponte altro che il ponte dello Stretto, che notoriamente ha dalla parte calabra una montagna abbastanza sbriciolosa. Sì, c'è molta distanza dal pensiero politico rispetto a quell'aspessore politico che c'era una volta, e anche quell'osmosi che c'era tra istituzioni, ecco. Ma tu immagina che anche Visco è stato allievo di Caffè. Cioè, sì, voglio dire, e sono tutti la grande intelligenza della Banca d'Italia, cioè siamo al cospetto che non possono imborghesirsi da un momento all'altro, non possono, come giustamente dice il professor Tiberi, abbandonare queste coordinate. Io non posso pensare che Draghi sia un liberista e che Draghi non abbia la forza di pensare che cosa abbia costituito l'insegnamento del suo maestro. Penso che sia ripreso, perché se quello che ha scritto a marzo e quello che ha detto al convegno di Comunione e Liberazione lo mette in pratica e abbia la forza poi della sua autorevolezza che gli deriva dal fatto di essere un grande riferimento europeo e quindi anche la credibilità che lui ha nei confronti di queste mezze calzette che rappresentano poi il panorama politico attuale, io credo che un minimo di ottimismo ci deve guidare, e possiamo pensare a Draghi come fu Ciampi, come è stato Einaudi, quindi queste figure che ovviamente prospetticamente, secondo anche dei riferimenti poi contestuali in cui esse si vadano ad esplicitare, possa lasciare qualcosa. Non può essere che anche questo momento, dove l'Europa è vista in un modo diverso anche per le risorse che ha messo a disposizione di questa pandemia, possa passare in un modo purtroppo radicale, negativo per noi, e io spero invece positivo per noi. Allora, io sospendo il giudizio, nel senso che ho un'idea di Draghi ed è un'idea radicale. Purtroppo ce l'hai in un modo... Per il suo curriculum, però gli do il beneficio, perché è chiaro che abbiamo avuto le esperienze storiche delle vie di Damasco, ecco, che sulla via del ritorno dal Goldman Sachs attraverso la Banca d'Italia e la BCE, vediamo. Certo, Mario è una persona eccezionale, ma il curriculum testimonia una certa... Però Schiattarella ci ha detto una cosa molto bella: se prendiamo i valori etici di un'azione e questa azione deve essere poi fondata su questi valori, e lui ha scritto in questo famoso articolo, che se noi lo rileggiamo va a dover riprendere un po' gli stilemi dello stile Caffè o di quello che ha detto sulla questione del debito buono, gli dobbiamo dare un beneficio di inventario, pure qualche cosa in più. Ovviamente, se ci ricordiamo per quello che ha fatto sui derivati o quant'altro, quella Banca Popolare Anton Veneta, sbandiamo tutti. Questo è anche vero, però voglio dire, oggi è in una fase particolare dove lui dice: posso passare alla storia. No, posso passare alla storia, non è un fatto di poco conto. Dico due parole, poi passo la parola ad Andrea che ha alzato la mano, e poi rifacciamo un giro. Le due parole. Draghi era già nella storia. Quindi la scelta di Draghi, che con poche parole, whatever it takes, and believe me, will be enough. E questo deve essere completato. E credetemi, sarà abbastanza, perché noi ci ricordiamo tutti la prima whatever it takes, ma poi soggettivò in maniera potente. E gli americani questo l'hanno colto pienamente, cioè gli anglosassoni, diciamo. Certamente Ciampi deve essere ricordato anche per la sua legge delle cartolarizzazioni, che fu l'inizio della fine di un certo sistema, e deve essere ricordato anche per una certa epoca di passaggio di monete, in cui bruciò una quantità sterminata di riserva monetaria,
del tutto inutile dal punto di vista storico, perché bastavano tre telefonate al governatore della banca tedesca, al governatore della banca francese, al governatore delle banche, e si poteva risparmiare quello scialacquio di incredibile, che è stata la perdita più consistente nella storia della Repubblica. Però lasciamo stare la storia, vediamo il futuro. E io sono veramente curioso. Andrea, una tua battuta, un tuo ragionamento. Sì, un mio ragionamento, prima di tutto sono contentissimo proprio di tutto quello che mi state insegnando stasera. Ma una cosa che mi interessa, perché ho avuto la fortuna, io che ho avuto tra vari mentori che erano dei manager Mattei, ma io volevo sapere se tra diciamo questo mondo di Mattei e Federico Caffè c'era un po' di fusione, cioè vi conoscevate voi, perché più o meno il periodo storico è quello lì. Cioè, c'era un passaggio di informazioni, una certa crescita da chi dalla finanza, non so se poteva interessare all'energia e viceversa. Io ho fatto un attimo qualche ricerca, ma non è documentata, che io sappia, uno scambio Mattei Caffè. Quanto piuttosto sono andato a cercare all'archivio storico di Banca Intesa, che è l'archivio della Banca Commerciale Italiana, della Comit, e ho aperto il faldone tra Mattei e Raffaele Mattioli. E lì il rapporto era continuo, operativo, quasi affettuoso, pur con un italiano, come dire, di un'altra epoca. E si capisce che l'ENI, prima la SNAM, ha potuto contare su un aiuto autorevole e potente dalla parte della banca commerciale. Quindi noi abbiamo una ricostruzione del dopoguerra, perché occorre ricordare che Mattei era candidato alla liquidazione della SNAM, ovvero alla vendita a due soldi agli americani. Cosa che si prospetta a gran parte. Alfonso, per quello che deve accadere fra pochi giorni, tu subito vedrai se Draghi va o no su questo asse, va di qua o va di là, subito lo vedrai. In realtà l'ho già visto dalla scelta di chi ha messo al comando del Ministero dell'Economia, e la cosa non mi ha certamente tranquillizzato. Perché Franchi è un... Vabbè, riserviamoci un giudizio, ti ripeto, in momenti storici particolari, perché Draghi mi pare che abbia quasi 70 anni, deve passare, quando uno statista intende passare alla storia, si gioca tutte le carte. E io valuto questo momento storico con una categoria gramsciana, la categoria del consenso popolare, perché Gramsci era stupendo quando diceva nei quaderni: potete fare tutto quello che volete, ma se non c'è il consenso popolare non va avanti, la famosa egemonia del partito. E questa egemonia culturale che deve prendere piede. Io vedo queste forme di non strumentali politicamente, cioè anche se Salvini rinuncia alla flat tax, cioè guardo una condizione prospetticamente più ottimista, perché dico: o questo è il momento in cui questo paese può riprendere certe categorie di pensiero e riportare veramente la sinistra a capire le esigenze popolari, quindi a far nascere l'attuazione di un partito costituzionale nel senso di attuazione di quegli ideali, o sarà effettivamente alla fine, perché è l'unica fase nella quale potrebbe esserci, perché c'è stata anche troppa demagogia, troppo populismo, troppa becera ignoranza che ha portato a delle situazioni di vero e proprio sconquasso. Allora, se a questa fase con Draghi, che dall'Europa, il secondo Draghi, quello che tu hai ricordato, può nascere invece anche un amore per il proprio paese, con molta probabilità qualcosa potrà cambiare, perché dopo Draghi non so che cosa ci sarà se non si attuassero questi elementi, questi ideali. Ci potrebbe essere un buio profondo di questo paese, perché dopo Draghi ci sarà poi a questo punto storicamente una nuova destra che poi spazzerà via tutto quello che stiamo dicendo stasera.
Grazie Biagio. Se non ci sono domande e interventi, ripartirei con il giro. Roberto. Ora, due osservazioni. Mario ha ragione quando dice che una delle caratteristiche del nostro gruppo è che eravamo ognuno diverso dall'altro per certi versi, nel senso che il caffè si vantava che ognuno di noi aveva una sua strada che la percorreva in assoluta autonomia. Il caffè non indicava mai a nessuno di noi quello che avremmo dovuto studiare o meno, lui si teneva totalmente lontano. Però è vero pure che le indicazioni indirette ce n'erano tante. Ricordo una cosa che io trovo straordinaria, la straordinarietà di quella stagione nel nostro istituto. Noi ci vedevamo ogni mese intorno a un tavolo, a parte le persone che adesso sono diventate importanti o sono state importanti prima intorno a quel tavolo, ma la cosa bella di quelle riunioni era che prima si parlava di letteratura, come accennava prima Mario, poi si parlava di musica, poi solo alla fine si parlava di altro, perché la tesi di Caffè è che se si vuole essere un buon economista bisogna essere prima di tutto delle persone colte, e questa era una cosa bellissima. Ma anche la seconda cosa era ancora forse più bella, perché si faceva quasi sempre un giro di tavolo, anzi c'era una terza ancora più bella forse ancora, e il giro di tavolo era fatto in questo modo: più i giovani erano giovani più gli si dava retta. Cioè, l'essere giovani non costituiva un limite, ma costituiva una ricchezza domanda, professore, per tutti gli altri. Una domanda, l'ultima fase di Caffè, quando Caffè decide di scomparire, l'ultima fase di Caffè, come l'avete vissuta? Sì. Perché questa perché quello che lei sta raccontando fa venire i brividi, cioè un professore che fa letteratura, perché poi leggere Caffè è molto bello, Caffè scriveva in un modo divino, anche in un linguaggio aulico, una sinonimia perfetta, una sintesi eccezionale, cioè in poche righe spiegava tutto in modo veramente conciso e stupendo. Ma dico, l'ultima fase, quando lui capisce dopo la morte di Ezio Tarantelli, quando perde il referendum sulla scala mobile e quindi si pone in questa condizione negativa, come poi è stata vissuta dai tutti i suoi allievi che gli sono stati vicini? Dunque, tutti non riescono, io posso dire per me stesso, perché gli altri, ognuno può purtroppo, io l'ho vissuta in maniera infantile, se devo dare una mia definizione. Per me Caffè non poteva avere mai problemi, perché era un uomo troppo perfetto per poter avere dei problemi, e quindi l'ho lasciato solo con i suoi problemi. Mi ha chiamato a casa pochi giorni prima di scomparire per parlare e io non sono stato capace di dargli retta. Quindi io personalmente considero la fine del rapporto, l'ultima stagione, l'ultimissima stagione del mio rapporto con Caffè, da parte mia, un totale fallimento. Non ho capito che c'avevo di fronte un uomo in grande difficoltà, perché per me era troppo... era un mito, un mito non può diventare un uomo. Fa quasi venire in mente il suicidio di Cesare Pavese. Cesare Pavese che cerca gli ultimi giorni, le ultime telefonate, non trova nessuno. Non trova nessuno, a un certo punto Cesare Pavese decide di farla finita. Qui anche quando lo ricorda Cingolani e il famoso appello che fu fatto su Repubblica, che era scomparso, sembra che tutto intorno a lui diventò un vuoto. Questo è il fatto più drammatico che poi descrive magnificamente Ermanno Rea. Diciamo che io personalmente non sono riuscito a riempire in maniera adeguata quel vuoto, ecco, facciamo così. Per gli altri non so cosa dire. Io, nonostante che appunto sono andato a trovarlo pochi giorni prima e ho fatto quel che pensavo allora di dover fare, perché eravamo tutti molto legati a lui, ma se devo dare un giudizio di quella mia stagione, la definirei inadeguata ai problemi che c'erano. Quindi questa domanda, purtroppo, poi Mario dirà per quello che pensa lui, diciamo, per quello che mi riguarda è uno dei piccoli fallimenti della mia vita, o piccoli o grandi fallimenti della mia vita. Bene,
Però volevo arrivare a un secondo aspetto, perché credo che sia giusto che nel manifesto si tenga conto di questa diversità. Mario mi ha ricordato un episodio piuttosto divertente, perché io avevo studiato a lungo con Fuà, quindi ero considerato appunto un caffeiano particolare, un caffeiano con Fuà. A proposito di questo, Fuà lavorava con Mattei, quindi è possibile che attraverso Fuà ci sia stato qualche rapporto, ma non lo so, non ne ho la minima idea, ecco. Lo dico, io non ho mai sentito personalmente, nonostante essere stato sia allievo di Caffè che di Fuà, non ho mai realizzato che potesse esserci un qualche rapporto fra Caffè e Mattei. Ma lasciando perdere quello, c'è un elemento però che a mio giudizio rendeva simili tutti, oltre a queste lezioni indirette che venivano date, il rispetto per il più giovane, per le idee del più giovane, che è quello che porta le idee migliori. La cultura come fatto fondamentale per essere bravi nella propria specifica disciplina. C'era un altro elemento che unificava tutti noi, anche nelle diversità, ed era questa, appunto, questa idea, questa visione etica, che io non, che ognuno di noi aveva per conto suo, ma nella quale ci ritrovavamo perfettamente. Io ricordo di aver detto tantissime volte di uno che si laurea con Caffè: io mi fido. Mi fido. E questa è la stessa sensazione che io provo con Mario, che ovviamente non solo si è laureato con Caffè, ma col quale ho avuto anche la fortuna di interagire per una decina d'anni. Io di lui mi fido, non mi chiedete perché, ma io di lui mi fido. È un fatto, è come se avessimo avuto la stessa educazione, e quindi anche se diremo cose opposte, io di lui mi fido. Anche se lui dirà delle cose che mi paiono ignobili, io di lui mi fido. E concludo su questo punto. Quando scrivemmo con altre persone l'anno scorso il documento sul MES, e lo firmammo, Visco scrisse a me e a qualcun altro, ma non so esattamente a chi, forse pure a Mario, non lo so, non so se lui l'ha firmato, mi chiedeva perché avevo firmato quel documento che secondo lui era illogico. E io non ho saputo rispondere lì per lì. Ha scritto proprio una lettera personale. L'ho tenuta lì ferma. Poi un giorno ho letto una risposta di proprio Mario Di Beri, che dava a una persona, Mario in un articoletto scriveva, una persona che maltrattava Ignazio Visco. E lo maltrattava perché diceva delle cose che non condivideva, né lui né io condividevamo. Ma in quel momento io ho capito qual era la risposta che dovevo dare a Visco, e la risposta è stata più o meno questa: caro Visco, io e te siamo nati dalla stessa famiglia, veniamo dalla stessa scuola, siamo stati educati al senso delle istituzioni, perché partecipare alle istituzioni vuol dire essere fedeli alla nostra democrazia. Ma tu sei andato alla Banca d'Italia, e alla Banca d'Italia l'eterodossia non è permessa. Io sono andato all'università, e all'università tu puoi fare quello che vuoi, sei libero di sceglierti i tuoi percorsi. E quindi io e te non potremo mai andare d'accordo sulle cose, andremo solo d'accordo sul fatto che ci fidiamo uno dell'altro, e che quindi nei momenti decisivi io mi aspetto che tu sarai dalla stessa parte mia. Ecco, quindi questo è quello che completa il discorso delle diversità. Le diversità ci sono sempre state tra di noi, anzi è un tratto caratterizzante, ma è anche questa fiducia che io trovo totale, perché la sento per Mario, ma cioè, chi si laurea con Caffè per me c'ha qualcosa in comune con me, non sono certo che ha qualcosa in comune con me, mi fido per principio. Ecco, questo è l'elemento che fa sì che, ecco, è qualcosa che in qualche modo, questa diversità e nello stesso tempo questa fiducia reciproca, è qualcosa che in qualche modo dovrebbe entrare in quel documento, perché è qualcosa che unisce tutti noi, è qualcosa che spiega perché c'è un'associazione Amici di Caffè, perché spiega perché Rico ci posso parlare. Io sono certo che lui dirà certe cose, o altri di voi che hanno vissuto Caffè come allievi, ecco, non so come altro definirlo. Ecco, pure questo dovrebbe essere in qualche modo introiettato dentro il documento. Basta, non c'ho molto altro. Grazie Roberto, grazie per questa toccante testimonianza, perché ci ha catapultato in un'atmosfera
di relazione, di etica, di rapporto e di fiducia. Ha alzato la mano Dino. Dino. Sì. Io purtroppo non ho avuto né l'onore né il piacere di essere allievo di Federico Caffè, quindi non posso portarvi nessuna testimonianza. Debbo dire però che, anticipando le conclusioni, che non posso che condividere il testo del manifesto. Pur, ripeto, non essendo un allievo, sono d'accordo con le cose che vengono dette, e sono con le cose che evidentemente Caffè ha insegnato a tutti voi che lo avete potuto seguire. Però il punto è la discussione che qualcuno qui ha sollevato, a cominciare da Biagio Riccio, è se possiamo essere ottimisti, visto che un allievo di Caffè in questo momento ce l'abbiamo come Presidente del Consiglio. Io non conosco Mario Draghi, quindi non do nessun giudizio personale. Però facevo una riflessione che parte da un aneddoto, che consentitemi di raccontarlo. Al secondo piano della banca di cui io sono stato direttore centrale per diversi anni, che è Unicredito, non c'è niente da essere riservati, c'erano lì tutte le stanze dei dirigenti. Si partiva da Profumo e poi accanto c'erano tutti gli altri, eccetera. Su quel piano, che quindi diciamo un po' una volta era il piano nobile delle banche, in Unicredito era tutto molto più laico, quindi non c'erano tanti orpelli, e quindi le porte erano tutte uguali, non c'erano i carabinieri o i corazzieri davanti alle porte più importanti. Su una di queste porte è stata affissa per anni la bandiera della pace, quella dell'arcobaleno, la ricorderete tutti perché erano anni in cui. Dietro quella porta, e uno dice, beh, qui se c'è una porta dove c'è attaccata la bandiera della pace, ci saranno le persone particolarmente portate all'essere progressisti, all'essere riformisti, voglio esagerare, di sinistra, no? Dietro quella porta c'era la persona, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, era una donna, che era il cuore nero della costruzione dei prodotti derivati della banca. Cioè, lì dentro c'era, dal punto di vista diciamo di quello che si può dire male di quello che hanno fatto le banche negli ultimi 30 anni, lì dietro si costruivano i derivati. E sui derivati noi abbiamo campato anni, voi lo sapete, io faccio sempre la battuta che quando siamo arrivati a vendere i derivati alle suore di Nevers, che sono delle suore che stanno qui a Roma, che fanno opere pie, ma quando siamo riusciti a vendere i derivati alle suore di Nevers, beh, è un po' come la storia del ciabattino, dello lustrascarpe di Rockefeller o di Kennedy, a seconda dei casi, che quando Rockefeller o Kennedy escono dalla seconda delle versioni, insomma, escono dalla borsa, e quello di lustrascarpe dice no, non mi dia la mancia perché ho appena venduto l'esso standard e ho guadagnato. Rockefeller o Kennedy rientra nella borsa, vende tutto, il giorno dopo è crollata Wall Street. Ecco, quando si arriva a fare questo vuol dire che siamo arrivati a un punto di svolta, cioè siamo arrivati in fondo al massimo della capacità di sfruttare una condizione di contesto che ha portato poi a delle cose tragiche come è stato il 29, ma piuttosto a delle cose anche che sono state assolutamente necessarie. Per poi questa collega gentilissima, quella bandiera, vi racconto una cosa divertente, fu levata un giorno perché arrivò Geronzi, e allora Alessandro Profumo disse, beh vabbè, leviamocela sta bandiera, non facciamoci criticare da Geronzi, che sicuramente non è un uomo di sinistra. E quindi la bandiera fu levata, dopo qualche tempo la collega andò via, poi ho saputo che si è dedicata a delle attività filantropiche per il resto della vita, quindi forse ha cercato una compensazione rispetto ai suoi problemi di carattere morale. Ma perché racconto questa cosa? Perché purtroppo quello che io ho vissuto, io faccio outing, io il 68 l'ho fatto in pieno, dall'inizio alla fine, senza riservarmi nessuna opportunità, diciamo, rispetto a quel periodo.
Dopodiché anche io sono entrato in banca come migliaia di ex 68ini e ho fatto tutta la mia vita in banca. Perché, ripeto, questi, scusate se gli aneddoti sono personali, ma insomma servono per dare colore. Perché quando pensiamo a Draghi, allievo di Caffè, noi ci diciamo, beh, per fortuna c'è un allievo di Caffè al governo del paese. Io credo che dobbiamo essere cauti. Alfonso dice, sospendo il giudizio, voglio vedere che succede, eccetera. Io non so se sospendere il giudizio o no, però voglio fare una riflessione. Ogni volta che nel nostro paese c'è stato bisogno di fare una svolta radicale rispetto alla situazione vissuta in quel momento, la politica si è fatta indietro. Perché nel nostro sistema, naturalmente, nessun politico vuole prendere delle decisioni che non gli portano consenso. Il mestiere del politico è raccogliere consenso. Non c'ha una, se volete, proprio non c'è nessun altro tipo di attività che faccia il politico, dico anche non c'è nessuna attività nemmeno di strategia politica, dico, cioè, il politico cerca il consenso. Ora io non so se Draghi voglia passare alla storia e sono dubbioso sul fatto che da questo punto di vista lui voglia cercare il consenso, perché se dovesse cercare il consenso sarei un po' pessimista, nel senso che nel nostro paese in questo momento per cercare il consenso bisogna non fare alcune cose, e difatti la politica nel momento in cui è stata messa nell'angolo e si è trovata a dover fare determinate cose non le ha fatte, è riuscita in maniera eccellente dal punto di vista del machiavellismo a tirarsi fuori, e è arrivato Draghi. Ma noi questo l'abbiamo già visto con Ciampi. E quando è arrivato Ciampi e avevamo una situazione simile, cioè bisognava fare una svolta nel nostro paese che nessun partito politico si sentiva di portare avanti. Io capisco che Ciampi è mitizzato, io posso anche mitizzarlo come persona, prima di tutto, come studioso, come uomo, come tecnico, eccetera. Però io ricordo sempre che Ciampi è stato quello che ha distrutto l'economia mista che noi avevamo nel nostro paese, dove avevamo una situazione di bilanciamento tra attività private e attività pubblica che da quel momento in poi è sparita. L'ha appena iniziata Amato l'anno prima, lui l'ha completata e abbiamo fatto le operazioni di privatizzazione più violente che si potevano fare. Potevamo permetterci di continuare a stare in un mondo dove che si evolveva in un certo modo e noi continuavamo ad essere un paese dove avevamo l'Iria, avevamo l'Eni, avevamo tutte queste cose, avevamo le banche statali, no? Non lo so, io sono nato in quel momento, io appartengo alla generazione che è della legge del 36, per cui per me quelle cose, che pure criticavo, ma perché le consideravo lente, inefficienti, burocratiche, eccetera, non so quanto possa bilanciarle oggi con quello che sta succedendo nel mondo che mi appartiene, che è quello delle banche. Dopo Ciampi abbiamo avuto Dini. Anche lì avevamo un problema fondamentale, dovevamo incominciare a smontare il nostro sistema di welfare. E difatti abbiamo avuto Dini, che è stato il primo che ha smontato il sistema delle pensioni, per cui siamo passati al contributivo, quando prima avevamo un sistema pensionistico che probabilmente era insopportabile da questo punto di vista. Però a chi l'abbiamo fatto fare? A Dini, non a qualunque politico che in quel momento correva per la maggiore. Quando abbiamo avuto la crisi del debito sovrano è arrivato Monti. Questa cosa che io vedevo l'altro giorno, io ho mandato uno scritto ad Alfonso che poi non abbiamo pubblicato sulle chat perché non volevo che aprisse un eccesso di discussioni dal punto di vista politico e quindi che offendesse qualcuno, insomma, perché ero stato un po' tranchant su alcuni punti di vista. Però quando è arrivato Monti, l'altro giorno l'avete visto, l'hanno pubblicato tutti i giornali, c'era il 71% del consenso popolare. Tutti abbiamo detto, per fortuna è arrivato Monti, che ci ha levato dai piedi Berlusconi. E grazie a Dio Monti ci ha forse probabilmente salvato da una crisi ancora più grave. Adesso siamo di fronte ad un'ennesima svolta gravissima, questa volta forse anche peggiore di quella del debito sovrano per certi versi, ma non, a parte
la tragicità della pandemia, io credo che sia maggiore perché è in fortissima discontinuità rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. In fin dei conti, la crisi del debito sovrano è stata, io credo, l'ultima crisi del turbocapitalismo come l'abbiamo conosciuto dagli anni 80 in poi. Lì si è rotto un sistema e da quel momento in poi sono accadute delle cose che probabilmente sarebbero andate avanti, secondo me portandoci dritti dritti verso il baratro, e che sono state interrotte invece dalla pandemia. La pandemia che è una tragedia mondiale, ma probabilmente ha creato una ennesima discontinuità. Giusto dire che il mercato è fallito, ha dimostrato il fallimento del mercato, il mercato inteso come quel luogo in cui tutto avviene, perché, come dicevano i neoliberisti, quando la marea sale salgono tutte le barche. Abbiamo visto che qui le barche sono affondate, cioè. Però adesso ci abbiamo Ciampi. Cosa possiamo pretendere da Ciampi? Io ho fatto una, in quello scritto che citavo e che non abbiamo pubblicato, ho fatto una considerazione un po' cattiva. Siccome il mondo della finanza è dominante e il mondo della politica lo subisce e non riesce non solo a non contrastarlo, ma neanche a confrontarci, sì? A questo punto, quando la finanza si rende conto, parlo della finanza in senso più lato possibile, non in termini di fondi di investimento, eccetera, ma la finanza come sistema complessivo che governa il mondo in questo momento, quando la finanza si rende conto che la politica non riesce più a garantire la coesione sociale, perché questo noi rischiamo in un momento in cui non riusciamo a fare neanche le vaccinazioni che sono indispensabili, la finanza entra in gioco e, grazie al fatto che la politica è tutta contenta di potersi tirar fuori da una rogna che non sa affrontare, manda le sue persone, le migliori tra l'altro sicuramente, a cercare di affrontare quel momento specifico. Quindi quello che io mi posso aspettare da Draghi è che lui metta mano a delle implementazioni, chiamiamole così per non dire che sono riforme o che sono altre cose, per non dargli una qualificazione qualitativa appunto, a fare delle cose che possano rimettere in carreggiata il meccanismo di produzione della ricchezza. Che poi questo passi attraverso, forse, spero di no, un sistema di peggioramento dei meccanismi distributivi, spero che l'insegnamento di Caffè induca Draghi a avere questa considerazione al suo interno come, diciamo, convincimento etico personale, e che quindi qualunque decisione lui dovrà andare a prendere la inquadri dentro questa impostazione. Però non possiamo attribuirgli questa responsabilità, perché lui non è un uomo a cui possiamo attribuire lo sviluppo del nostro destino politico, perché lui non è chiamato a fare una strategia politica di lungo periodo, è chiamato a fare un intervento puntuale, decisivo. Probabilmente non si poteva fare altro. Io ho molto apprezzato l'intervento di Mattarella, ma perché contemporaneamente prendeva a ceffoni la politica, la quale se lo meritava, perché insomma abbiamo visto veramente delle scene in questi. Io ho chiuso Netflix e ho cominciato a guardare soltanto i telegiornali e i talk show politici, perché erano molto più divertenti dal punto di vista del racconto rispetto alle cose che si possono vedere su Netflix. Ma però il problema è che lui ha dato una chiara dimostrazione del vulnus che ha avuto la democrazia. Perché se noi fossimo un paese normale, ne discutevo giorni fa con un mio carissimo amico magistrato con il quale ci scambiamo, anche perché siamo vecchi 68, abbiamo fatto il 68 insieme tanti anni fa, ma e quindi ci scambiamo un po' delle opinioni. Lui diceva, beh, per fortuna che Mattarella ha fatto quello che ha fatto, perché questo ci ha consentito di evitare che la destra andasse al potere. Ora vi potete immaginare se io posso pensare che mi farebbe piacere essere governato da Salvini o dalla Meloni, da chissà, assolutamente no. Però io dico che se arriviamo al punto in cui alteriamo le regole
e diciamo che, visto che un Parlamento non riesce a funzionare, invece di andare alle elezioni, chiamiamo Draghi, significa che noi abbiamo un problema di tenuta del sistema democratico, perché evidentemente non è riuscito a funzionare in questi termini. Poi, per carità, la colpa è nostra, perché noi andiamo a votare, ci mettiamo Salvini, ci mettiamo la Meloni, ci mettiamo Tizio, più che altro ci mettiamo, tragicamente, mi dispiace doverlo dire, degli uomini che dovrebbero essere di sinistra e che invece purtroppo, ecco, si sono abbastanza abbeverati ad altre fonti, e quindi purtroppo per loro, e io dico anche per noi, abbiamo la difficoltà di affrontare dei ragionamenti di lungo periodo, tant'è che stiamo ragionando sul brevissimo periodo. E io credo che Draghi sarà un breve periodo, poi non so se farà il Presidente della Repubblica, non lo farà, non voglio attribuirgli, perché credo che abbia una profondissima onestà intellettuale. Io non lo conosco come lo conosce il professor Schiattarella, quindi non posso attribuirgli delle qualità che non mi constano, ma naturalmente non gliele nego, però la sensazione che ho è che sia una persona intellettualmente molto onesta, che possa probabilmente sdoganare una fase critica come questa, ma poi dovrà riconsegnare il paese alla politica, che lo faccia poi da Presidente della Repubblica o che lo faccia da pensionato, poco conta, perché il suo ruolo sarà finito. La politica dovrà riprendere in mano questo paese. Ecco che quindi, forse, non dico il partito della Costituzione, non so se sia la giusta allocuzione che possiamo utilizzare, ma ecco che in quel momento noi avremo un altro problema molto grande. Ogni volta che un tecnico ha fatto il Presidente del Consiglio, lo dico dal punto di vista storico, no? Chi ne ha beneficiato, visto che dal 71% di gradimento di Monti lo abbiamo poi, per carità, diavolizzato, dopo pochi mesi era il diavolo in terra il signor Monti. Ogni volta che siamo usciti da un governo gestito da un tecnico, chiamiamolo così, chi ha avuto un grandissimo vantaggio è stata la destra, è stato il populismo, è stata quella parte della cittadinanza che si è sentita tradita dal punto di vista della copertura dei suoi interessi e che ha scelto sempre, sempre, non chi avrebbe potuto teoricamente rappresentare... Scusa, Milino, ti posso interrompere un minuto, perché volevo una tua riflessione. Io credo che quando Draghi ha scritto nel marzo del 2020, quel famoso articolo, e quando ha fatto la sua uscita pubblica con il convegno del meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, io credo che abbia scritto delle cose. Se noi andiamo a guardarli, l'ho letto più volte quell'articolo, e se andiamo a riprendere gli insegnamenti di Caffè, c'è un po' di eredità che sta venendo fuori. Cioè, io dico, c'è una fase storica. Io credo che Mattarella, che è un uomo delle istituzioni, un uomo moroteo, quindi quando si dice un uomo moroteo hai detto tutto, è un uomo di equilibrio. Se Mattarella ha identificato in Draghi, soprattutto nella fase finale del suo governatorato europeo, e abbia poi verificato questi sono pensieri keynesiani, cioè quello che anche tu, per esempio, hai sostenuto sui crediti deteriorati e quant'altro. Cioè, voglio dire, siamo al cospetto, mi riferisco, perché poi anche sulla comunicazione Draghi ha già assunto uno stile austero, ha detto per favore sti social del cavolo, mandateli a quel paese, siate anche, cioè siamo al cospetto. Sì, perché non no, vorrei che tu riflettessi, chiedo scusa, perché dici delle cose che poi stimola una valutazione, non dico politica, perché io sono convinto che c'è anche un disegno politico, non c'è solo un disegno tecnico. Io non credo che Draghi sia lì come tecnico, io credo che Draghi sia lì come una risorsa,
una risorsa che sta dando rispetto alla sua storia, che è una storia anche fatta di molte ombre, tragiche ombre che ha ricordato magnificamente Alfonso. Ma voglio dire, ci sono oggi dei dati inoppugnabili, quell'articolo e quell'intervento. Quell'articolo e quell'intervento, io con una logica più modesta, perché non sono un economista come voi, ma sono uno studioso di filosofia e di storia, e quindi vado a cogliere dei dati. Quei dati sono inoppugnabili. Se veramente Draghi facesse quello che ha scritto in quell'articolo e quello che ha detto sulla questione del debito buono nel meeting di Comunione e Liberazione, noi stiamo di fronte ad un manifesto che è contro il populismo. Cioè, siamo... Voglio finire poi, perché questa è una riflessione. O praticamente si tratta di espressione che possiamo dire tautologiche, petizioni di principio, scrivo tanto per scrivere, scrivo delle cose ovvie, delle cose banali, delle cose alla Max Catalano, oppure io sto scrivendo delle cose e vorrei dare un'impronta anche politica al mio agire e sto qui ad aspettare. Si è arrivate a raschiare il fondo del barile per quello che abbiamo visto, e cioè qualcuno sta addirittura rivalutando la spregiudicatezza del bullo di Lignano, come se fosse stato una mosca cocchiera che per eterogenesi dei fini ha portato Draghi. Qualcuno sostiene addirittura che ci sarebbe stato nelle indiscrezioni che volano ogni tanto dei patti segreti, ma io non ci credo a tutto questo. Sta di fatto che Mattarella ha colto, secondo me, questo nuovo orientamento, questi nuovi stilemi, e lo ha portato fino in fondo al test. Se noi diamo, non dico la fiducia, ma diamo la possibilità che quelle parole, perché sono parole che se ne andiamo ad analizzare punto per punto, effetto moltiplicatore, debito buono, la colpa non è dell'uomo, bisogna far fronte, aiutare le imprese che falliscono e che qualcuno addirittura dice che anche la legislazione dello stato d'eccezione dovrebbe poi avere, Agaben ha detto delle cose bellissime in proposito. Voglio dire, io colgo un aspetto che con la storia del primo Draghi e che invece trovo una cosa buona nel secondo Draghi. Quelle riflessioni, secondo la tua opinione, sono riflessioni lì date per puro caso o invece quello è un manifesto che lui tenterà di attuare? Questo è il punto. Prima di tutto io non sono certo che sia Mattarella che ha individuato Draghi. No, per carità. Come no, no, per carità. No, non è che penso che il nostro Presidente della Repubblica si faccia dare, come si diceva una volta, la linea da qualcuno. Ma credo che nelle varie possibilità che aveva di scegliere, forse quella era la soluzione più adatta alla situazione attuale. Di persone valide, almeno nella mia immaginazione, ce ne possono essere tante in un momento come questo. Per esempio, a me non sarebbe venuto in mente Draghi, sarebbe venuto in mente più un uomo diciamo più vicino alla parte umanistica delle competenze, dato che avrebbe dovuto preoccuparsi prevalentemente di politica. Per esempio, detto questo, Draghi sicuramente è un ottimo politico, lo ha dimostrato, perché fare il governatore, il presidente della BCE non è come fare la contabilità della banca, insomma, cioè non stiamo parlando di un banchiere normale, stiamo parlando di una persona di altissimo livello. Però non si rompe anche lo statuto della Banca Centrale Europea e fa delle cose che vanno al di là del normale. Sì, non è la... Scusate se vi interrompo, ma forse voi dovreste scrivere un manifesto del gruppo Mario Draghi, non del gruppo Federico Caffè. A questo punto. Ragione, stiamo dirazzando. Così. Però, giusto per rispondere, almeno per cortesia, a Biagio. Attenzione, quando si parla di debito buono e debito cattivo, non possiamo che farlo essendo Draghi. Nel senso che i fondamentali degli uomini della finanza moderna sono proprio basati sul debito merce.
allora a questo punto non avrebbe potuto parlare di altro, perché il vero problema che noi abbiamo è il debito. È chiaro che se facciamo una opportuna cernita tra il debito buono e il debito cattivo, facciamo un'operazione intelligente. Ma non per questo Soros, io l'ho citato in un mio articolo di qualche anno fa, fece un'affermazione, parlo di Soros, quindi non di Padre Pio, fece un'affermazione dicendo che la politica fatta dagli Stati Uniti dopo la crisi del 2008 era sbagliata, perché invece di aiutare le banche dovevano ridurre il debito dei mutuatari rapportando al valore degli immobili, perché questo avrebbe reso più veloce la ripresa. Questa cosa io l'ho chiappata al volo proprio per giustificare alcune mie considerazioni e proposte, ma non per questo Soros è diventato un caffeiano. Soros resta Soros. Draghi ha fatto bene a parlare di debito cattivo e di debito buono, però quello di cui si sta discutendo in questi giorni a livello europeo è come intervenire sulle aziende, sulle imprese vitali, abbandonando quelle non vitali. E quindi non stiamo andando dietro delle soluzioni, diciamo, buoniste, chiamiamole così per semplificare. Stiamo facendo un'operazione dal punto di vista economico corretta, perché le imprese non vitali vanno necessariamente abbandonate. E finisco qui dicendo che anch'io spero che Draghi ci porti fuori da questa secca. Dopodiché però avremo il problema, e questo è un problema di tutti noi che vogliamo, pretendiamo di non essere passivi rispetto a questa situazione, dopodiché abbiamo il problema della politica, che dovrà riprendere il suo ruolo, e lì forse le discussioni che noi facciamo saranno ancora più utili. Scusate la digressione. Grazie Dino, grazie Biagio. Mancano 4 minuti alle 23 e che è come nostro obiettivo. Però Dino ha accennato a questo tormentone delle imprese che sopravvivono, e le imprese buone e le imprese cattive. Ma chi lo stabilisce? Ma chi me lo dice? Ma quale settore? Cioè, qui è una sorta di favolistica darwinista in cui tu sì e tu no. Ma chi dirà tu sì e tu no? La banca che si è spogliata da 25 anni, da 30 anni dei settoristi, che non capisce più una beata nulla dei business dei loro clienti, chi dirà tu sì e tu no? In base ai bilanci, il fatto che ti ho mantenuto chiuso per un anno, e quanti alberghi, cioè chi è dirà tu sì e tu no? Questo. Che hanno i soldi, quelli che hanno i soldi, e cioè i fondi, e cioè un'altra volta i proprietari del debito. Benissimo, quindi tu cascina per elusione, evasione, eccetera, eccetera, allora tu te lo ricomprerai a due soldi e tutto il resto tu sì e tu no. Ma chi sarà quello che dice tu sì e tu no? Le banche? La politica? La programmazione economica? Tu sì e tu no. E non si tratta di pochi numeri. Qua c'è una valangata di cose, però mi zittisco perché questa cosa mi ribolle. Chi dirà tu sì e tu no? Mario, chi dirà tu sì e tu no? Ma se vuoi rispondere, posso pure pensare che lo dica Draghi, ma qualcuno ovviamente lo deve dire, perché se non c'è qualcuno che dice sì e dice no, che lo facciamo dire al mercato allora? Questo è il punto. O lo dice la politica o lo dice il mercato. Allora si salvi chi può. C'è la distruzione creatrice la Schumpeter, e lì vinca il migliore dal punto di vista del mercato. Oppure tu sì e tu no, lo deve dire la politica, insomma, no? Quindi vediamo chi lo dirà. Certo, poi vedremo le scelte e potremo discutere e controbattere, però appunto dice il tempo è stretto, ma così, però alcune cose cercherò di dire l'essenziale. Scusate peccato di vanità, perché vi invito caldamente a leggere questo pezzo su Caffè Draghi, che sono 3 cartelle e mezzo, quindi non è
quindi alcune cose quello che potrei dire stanno là, però vorrei toccare i punti essenziali molto rapidamente. Allora, secondo me, riprendo un passaggio dell'intervento di Biagio, mi pare, che proprio all'inizio diceva Caffè è un riformista radicale, che a me appunto in qualche modo, che grosso modo capiamo che vuol dire. E io così, per accostare a un nuovo politico importante, tutti i limiti che poteva avere, a Roosevelt, nel senso che Roosevelt c'aveva, come secondo me c'aveva Caffè, il senso dei poteri forti, delle bestie che ci sono all'interno di un mercato capitalista, sia dal punto di vista dell'attività industriale, sia dal punto di vista dell'attività finanziaria, insomma, no? E quindi lui c'aveva come metodo di misura, Caffè intendo, anche quello, insomma, per cui Roosevelt così era. Roosevelt apertamente voleva cambiare in qualche modo i poteri di forza all'interno della società. È certo che non è facile, perché o fa la rivoluzione, oppure, ecco lì, devi vedere quali sono gli spazi di socialismo e poi ottenere all'interno del capitalismo conflittuale. Non è affatto semplice, perché come Roosevelt a un certo punto sbatté il muso contro le esistenze patronali. Poi è venuta la guerra e le cose sono andate in tutt'altra direzione. Ma Roosevelt all'inizio ha avuto un periodo, diciamo così, di grande successo e qualche cosa è rimasto nella legislazione americana. Però poi a un certo punto le belve che stanno dentro l'economia di mercato si sono fatte sentire e insomma hanno frenato molto lo slancio di Roosevelt. Quindi questo sarebbe il radicale, prima di accostarlo a qualcuno, dovrebbe essere il primo Roosevelt, insomma, quello di Caffè. Invece diceva Biagio, Draghi non è un riformista radicale, e questo proprio la maniera più assoluta, no? Io non penso minimamente che sia riformista radicale. Io se dovessi accostarlo a una persona, io credo che lui seguirà molto il modello Ciampi, per vari motivi, sia perché credo che Mario non abbia fatto nulla per diventare Presidente del Consiglio, mentre invece credo che lui, così, gli piacerebbe diventare Presidente della Repubblica, insomma, no? E a questo punto le cose tendono a coincidere, se lui fa bene in qualche modo Presidente del Consiglio, credo che possa aspirare legittimamente a diventare Presidente della Repubblica. Ma per fare questo salto, lui deve muoversi in una maniera come se mosso Ciampi, e dica alcuni elementi qualitativi semplici, insomma, no? Ciampi che cosa ha fatto, come cosa che lo ha reso anche popolare, insomma, no? L'accordo della politica dei redditi è un segno di questo tipo, cioè un segno di concertazione. Per vedere la differenza fra un Ciampi e qualcun altro, pensate a Ciampi e Renzi. Ciampi era appunto un riformista moderato. Renzi invece, secondo me, è un reazionario, insomma. Ricordate che atteggiamento aveva Renzi nei confronti delle organizzazioni sindacali. Ora, le organizzazioni sindacali hanno mille difetti, però c'è qua a fare, rappresentano milioni di persone, insomma, no? Perché poi sappiamo che ci sono al di fuori dei sindacali, stanno anche tanti milioni di persone che non sono sindacalizzati e che bisogna dimenticare, che Caffè non l'avrebbe dimenticato, insomma, no? Però Ciampi ha saputo costruire questa operazione, diciamo così, di consenso popolare, che normalmente gli hanno facilitato il cammino verso la presidenza della Repubblica. Credo che Draghi senta questa cosa. Dal punto di vista che a me interessa, io sono sicuro che saranno proprio dei provvedimenti che io per primo mi sentirò di contestare, perché io mi sento così, diciamo, un riformista radicale. Però appunto ci sono alcune cose di cui mi accontenterei. L'investimento buono, l'investimento pubblico buono, dal punto di vista qualitativo, è chiaro che è un concetto molto sfumato, però capiamoci bene, cosa vuol dire? Vuol dire che si può contare sulla spesa pubblica fatta per bene, perché ci sono i moltiplicatori buoni, che possono dare un segno che la spesa pubblica può essere un motore di progresso, di avanzamento sociale, soprattutto appunto in termini
soprattutto di occupazione, aumenta il reddito e quindi aumenta l'occupazione. E questo fatto, se lui lo fa con commissione, io penso cercherà di farlo, è un qualche cosa, dicendo anche i più e i meno che diceva Alfonso, ma ripeto, quelli saranno più nel settore privato, sì e no, ma per quanto riguarda il settore pubblico, lì sarà la sfida in un certo senso più grossa, perché si tratta di far vedere che la spesa pubblica può essere fonte di progresso. L'altra cosa qualitativa, secondo me, mi aspetto da Draghi, istruzione e ricerca, perché lui ha sempre avuto questa attenzione per i giovani, insomma, no? E quindi lì mi aspetto che lì possa fare delle cose che diano un segno, come dire, di attenzione per quelle modifiche sostanziali, perché parliamoci chiaro, insomma, se tu riesci a portare a livello di istruzione milioni di persone che ora non ci riescono ad arrivare, e quello incide su gli equilibri all'interno di una società, insomma, no? Almeno questa è un po' la mia convinzione, poi in termini di valutazione, diciamo sì, di ottica democratica, insomma. Grazie Mario. Vista l'orario, io vi abbraccio tutti, è stata un'intensa serata che ci ha appassionato e siamo rimasti tutti e 20, sono oscillati tra 22 e 20 i partecipanti, quindi vuol dire che nonostante l'intensità è stato molto, molto fruibile quello che ci siamo detti. Ci diamo un appuntamento prossimamente perché... non si concludono qui le cose, ma vedremo. Beh, pensiamo, forse la prossima volta, se poi provo a farla in termini di emendamenti al manifesto, cioè approvazione del manifesto. Io mi piacerebbe di fare la riunione per ordine, cioè approvazione del testo del manifesto. Invece proporrei un'altra cosa. Il condominio no, per favore. No, io invece farei un'altra... Dico, no, che dice lì? Ho detto la riunione di condominio no, per favore. No, faceva ironia sull'emendamento, sul concetto di emendare. Invece io farei un'altra provocazione, Alfonso. Vai. Andiamo a valutare quello che lui dirà nel suo programma di governo, in base, come giustamente diceva Delia, ha fatto una giusta osservazione e gliene do atto, stiamo facendo Draghi o stiamo facendo Caffè? Invece dobbiamo fare questo ragionamento. Ci sono stati due fatti, il fatto di quell'articolo e il fatto di quell'intervento. Ora ci sarà un programma di governo. Tu nei programmi di governo, le famose considerazioni programmatiche che vengono indicate alla Camera e al Senato, capirai che cosa ha in testa quest'uomo, se è uno statista, se è un grande... vuole passare alla storia oppure no. E lì capiremo effettivamente se è un uomo d'élite borghese ormai che ha dimenticato questa eredità, o se probabilmente questa eredità potrà essere il principio informatore delle sue considerazioni. Io su questo vorrei capirlo, perché sono anche da dirvi una cosa, qui tutta la stampa, parlo del manifesto e vado a Repubblica e vado alla Verità e vado al Libero, attenzione, c'è quasi una uniformità di intenti, c'è soltanto Marco Travaglio che ha scritto un articolo al Vetriolo pochi giorni fa, l'ha chiamato il governo Dragarella, non mi ricordo bene questa espressione infame, però gli dico, ma sul piano generale, anch'io per esempio nella stessa formazione governativa ho visto un compromesso al ribasso, ho citato Richelieu, ho citato Mazzarino per dire ci sono i compromessi nobili, ci sono i compromessi non nobili. Ma quello che spiegava giustamente il professore Schiattarella come momento valoriale, dobbiamo verificarlo nelle sue considerazioni programmatiche. Ti invito a fare un ulteriore incontro su tutto questo per cercare di capire se questa eredità di questo grande economista possa o meno essere il tessuto connettivo del suo futuro pensiero di questo Presidente del Consiglio. È intrigante la proposta e la metteremo in atto. Grazie Biagio, grazie Enrico. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie Roberto per la tua testimonianza. Ciao a tutti voi. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci.